tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Organizzavano combattimenti tra cani e cinghiali, 10 persone finiscono sotto processo. Il wifi per collegarsi ad internet presto verrà installato in tutte le scuole fanesi. Il carnevale si tinge di rosa per la notte più lunga della Riviera Adriatica. Il Fano in Lega Pro, ormai tutti ci credono e in piazza si prepara la festa dei tifosi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Crudeltà allo stato puro, quello che hanno scoperto gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, uomini che organizzavano lotte tra cani e cinghiali. Tutti particolari in questo servizio. Non avevano nessuna pietà, nemmeno quando gli animali erano a terra, sfiniti, morenti. Ma le persone che hanno portato avanti questo scempio rischiano da 1 a 3 anni di carcere e multe fino a 160.000 euro. Ad aver pagato con la vita o con profonde ferite invece sono i cinghiali e i cani di razza dogo argentino, costretti a combattere anche fino alla morte. I maltrattamenti sono stati scoperti grazie alle indagini condotte dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato e del Tribunale di Urbino, con i nuclei investigativi di Roma e di Polizia Ambientale e Forestale di Pesaro Urbino, Perugia, Milano e Lecco. L'operazione, hanno spiegato, ha portato a una serie di perquisizioni a carico di alcuni allevatori, ripresi mentre addestravano cani che dilaniavano a morsi una femmina adulta di cinghiale all'interno di un'azienda agricola in provincia di Pesaro Urbino. Nel video sono state identificate 3 persone mentre incitavano i cani ad attaccare la preda sanguinante, che veniva bloccata e sorretta per le zampe posteriori da uno degli addestratori, mentre i cani proseguivano gli attacchi serrando le possenti mascelle sul cinghiale. Durante le perquisizioni inoltre sono stati sequestrati i cellulari, i computer, le telecamere e i supporti digitali utilizzati per registrare e archiviare il materiale audiovisivo. Dalle immagini si vedono animali gravemente feriti o sbranati. Sono stati accertati inoltre almeno 4 episodi testimoniati da veterinari di prestazioni mediche fornite a 2 allevatori per suturare gravi ferite riconducibile ai combattimenti. A finire nei guai in totale sono 10 persone, tra cui 6 proprietari dei cani residenti in Lombardia, Umbria e Campania. Per i reati di combattimento, uccisione e maltrattamento di animali sono stati rinviati a giudizio con citazione diretta dal PM di Urbino Simonetta Catani. Fra loro ci sono 3 allevatori residenti nelle province di Perugia e Milano. A processo anche il gestore di un allevamento di cinghiali di Cagli, dove il 3 maggio 2014 è avvenuto uno dei combattimenti, per il quale, grazie a un video e a testimonianze oculari, è stato possibile accertare l'identità dei partecipanti e il modus operandi del gruppo. Prosegue lo sciopero di 1 ora al giorno dei lavoratori di Azimut Benedetti. Intanto il consigliere regionale di Uniti per le Marche Boris Rapa ha presentato un'interrogazione per coinvolgere anche il consiglio regionale in questa delicata vicenda che potrebbe mettere a repentaglio il lavoro di ben 89 dipendenti del noto marchio Viareggino. Per questo, secondo il consigliere Rapa, sarebbe opportuno attivare un tavolo di lavoro che può vedere in qualche modo coinvolti i vertici aziendali, sindacali, istituzioni locali, regionali e ministeriali per scongiurare la possibile chiusura del cantiere fanese. Ci sono notizie buone, poi a seconda, bisogna vedere a seconda dei punti di vista, ma comunque buone notizie perché entro la fine del prossimo anno gli istituti fanesi, gli istituti scolastici, saranno dotati di collegamento internet Wi-Fi.
Si chiama Scuole in Rete 2.0 ed è l'iniziativa presentata a Fano in favore degli istituti comunali. Da oggi nelle 18 scuole elementari e medie della città sarà possibile connettersi gratuitamente grazie all'installazione della rete Wi-Fi. L'intervento prevederà poi un altro stralcio nel mese di ottobre che coinvolgerà altre 25 strutture, i nidi e le materne. L'innovazione riuscirà a garantire un nuovo modo di fare didattica, visto che Internet è diventata la più grande fonte di documentazione al servizio di cittadini, imprese e alunni che potranno consultare materiale online, guardare video o partecipare a videoconferenze. Connessioni che forniremo gratuitamente con un risparmio complessivo sui 5 anni di circa 80.000 euro, per cui un ottimo intervento che consente di aumentare i servizi, di migliorare la qualità e di ridurre fortemente i costi per la collettività, in particolare per le scuole. Quindi un passaggio importante per la città, non solo per le scuole, e un passo in avanti sull'innovazione tecnologica. Con un bando di gara l'amministrazione comunale ha sollecitato poi i competitor locali a proporsi per una convenzione. Abbiamo quindi, per dare anche una trasparenza all'attività della pubblica amministrazione, pubblicato una manifestazione di interesse per qualsiasi operatore economico che ovviamente lavorava nel settore, avesse voluto approfittare di questa occasione per dare questo servizio alla cittadinanza con l'utilizzo di posizionamento delle loro apparecchiature in edifici di nostra proprietà senza nessuna spesa. In contropartita ci hanno dato questa connettività gratuita per le scuole principali e una scontistica particolare per gli altri edifici che verranno poi installati successivamente. Dopo uno studio preliminare sui siti di ricezione e distribuzione, per la quale è utilizzato il sito della Torre Civica, si è passati alla gestione della gara e poi all'installazione. Adesso c'è una fase ancora intermedia, che è la fase di visualizzazione, cioè di connessione del sito principale di distribuzione su una banda che è di, diciamo, ancora 150 megabit paralleli, per arrivare a raddoppiarla e potenzialmente con la fibra arrivare fino, diciamo, al massimo che si può con questo tipo di infrastrutture. Quindi per adesso iniziamo bassi e poi, diciamo, possiamo ampliare in maniera praticamente infinita. E adesso invece la rottura di un cavo aereo lungo la ferrovia adriatica ha costretto Ferrovie dello Stato a interrompere l'energia elettrica in una delle due linee per consentire ai tecnici di riparare il guasto. Un convoglio, quello che vedete nelle fotografie, un convoglio in transito, è rimasto però bloccato all'altezza di Torrette di Fano dalle 15.30 alle 18.30, circa un chilometro prima del punto in cui il cavo elettrico si è spezzato dopo il passaggio di un treno. I passeggeri sono rimasti nelle carrozze senza avere chiaramente la possibilità di scendere dal treno per molte ore, sotto il sole cocente a 30 gradi e senza aria condizionata. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, la polizia e una squadra composta da 5 uomini dei vigili del fuoco di Fano, che è intervenuta per consentire ai sanitari di salire a bordo. E torna, riapriamo dunque la pagina degli appuntamenti e degli eventi, torna la festa del fritto a Tombaccia di Fano da venerdì a domenica. A grande richiesta dopo le banane e gli spiedini di frutta, quest'anno torna il gelato fritto come piatto protagonista dell'evento. Si inaugura venerdì 1 luglio la 7ª edizione della Festa del Fritto a Tombaccia di Fano, una manifestazione organizzata dall'associazione Quedra dal Fium con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Proloco. Ci saranno spettacoli, musica, mercatini, giochi per bambini e buon cibo. La parte gastronomica sarà affidata come sempre al ristorante La Perla e sabato sera non mancherà un maxi schermo per vedere in compagnia la nazionale azzurra nei quarti di finale degli europei di calcio. Siamo pronti a partire, anche se quest'anno, ripeto, abbiamo delle difficoltà in più, perché ci troviamo il venerdì subito un ostacolo, la notte rosa e il carnevale, però noi ci facciamo coraggio, non abbiamo paura di niente, andiamo avanti. E il sabato uguale, purtroppo, fortuna che l'Italia ha vinto, c'è una partita importante Italia-Germania che frenerà un po' di persone, però
Cercheremo di mettere televisioni, schermo gigante, un po' di tutto dentro. Venite pure a vederla da noi che ci divertiremo, insomma. Quale sarà il programma di queste tre giornate? Un ricco programma. Sì, assolutamente sì, sono tre giorni che sanno guardare innanzitutto alla musica appassionata per questi eventi che è liscio, e quindi nel palco principale avremo tre favolose orchestre: Mangan il venerdì, Rosi Velasco il sabato e La Tradizione la domenica. Un palco secondario adatto per i giovani, dove ci saranno tante band rock locali che si esibiranno e quindi potranno appassionare anche i giovani che interverranno alla festa. Un mercatino lungo la via con motori, con altre attività molto interessanti, e il fritto che sarà allestito nei nostri stand per dare la possibilità di menù di pesce, menù di carne, menù di verdure, quindi questa prelibatezza che accompagnerà i tre giorni. Quest'anno non mancherà il gelato fritto, ritorniamo alla quarta edizione quando creammo il gelato fritto e quando tutti ci hanno chiesto di questa pietanza prelibata, quindi ritorniamo al gelato fritto. Dopodiché sport e raduni di motori, perché abbiamo la gara podistica, la sesta edizione del trofeo Festa del Fritto, che vedrà praticamente partire da Tombaccia e arrivare a Caminate, quindi un 10 km, e poi il Vespa Club con il Memorial Solli, che praticamente verrà, attraverserà le colline per poi giungere a mezzogiorno alla Festa del Fritto, dove noi li accoglieremo. Quindi un programma veramente ricco. Allora, sale la febbre e il tifo per gli azzurri impegnati negli europei, ma oggi grande tifo anche per la notizia che è stata annunciata direttamente dalla sala della Concordia in comune a Fano. Sale, dicevo, la gioia, cresce la gioia per l'iscrizione alla Lega Pro. Ci crediamo, ci contiamo e ci siamo, recita lo slogan, e il Fano c'è. La società Granata ha infatti presentato domanda di ripescaggio. Lo ha annunciato il suo presidente questa mattina in una sala della Concordia gremita di tifosi, sostenitori, ultras e autorità, dopo essere stato osannato e acclamato dai presenti in un tripudio di cori da stadio. E indubbiamente l'Almia Juventus Fano ha forti probabilità, lo diciamo in termini scaramantici naturalmente, di approdare in Lega Pro, dato che è in prima posizione nel gruppo delle sei che dovrebbero essere ripescate. Nei prossimi giorni il presidente Gabellini e soci presenteranno la documentazione assieme ai 250.000 euro richiesti dalla Lega, e poi fiato sospeso, si fa per dire, fino ai primi di agosto, periodo in cui i giochi saranno svelati. La pietra angolare c'è, adesso rimane tanto da fare per quanto riguarda le prescrizioni delle infrastrutture, e aspettiamo il 18 il Consiglio federale che determinerà le regole per effettuare questo ripescaggio. Ovviamente per quel momento noi dovremo essere già pronti, perché non ci saranno tanto tempo disponibile, e quindi nel giro di qualche giorno si chiuderanno. Poi la risposta ufficiale, ma forse questo sarà un dettaglio, ma formalmente sarà così, avverrà i primi giorni di agosto. A quel punto noi dovremmo avere già tutto pronto, sia il nostro organigramma societario, diciamo di tipo sportivo, sia la parte proprio della squadra, eccetera. Quindi noi già stiamo lavorando da qualche giorno. Un'ovazione con tanto di cori della tifoseria, cosa che non si vedeva e non si sentiva da un pezzo, rivolti anche al sindaco Sieri, che ha svolto un lavoro sotto traccia a sostegno della squadra e che mostra orgogliosamente il suo compiacimento per questa possibilità della Fano sportiva, e annuncia adeguamenti strutturali dello stadio per essere messo a norma: telecamere ad alta definizione, ampliamento della uscita ospiti e numerazione dei posti, nonché doppio filtro d'ingresso per il controllo dei biglietti. Beh, intanto questa è una gran bella nuova avventura che riporta Fano al giusto ruolo che deve avere. Città importante, con una forte tradizione calcistica, e il ritorno, ancora non ufficiale perché adesso però quasi lo diamo per scontato, il ritorno in Lega Pro è quello che gli spettava. E questo è grazie ad un straordinario presidente che ha avuto la forza di mettere il cuore oltre l'ostacolo.
Si sono concluse a Cagli le celebrazioni per la statua della Madonna di Fatima, accolta domenica scorsa nella sede dell'Unitalsia a Fano. Ieri pomeriggio si è svolta una processione, la vedete nelle immagini, che è partita dalla casa di riposo di Cagli fino alla concattedrale. Alle 19 il vescovo Trasarti ha celebrato una santa messa, seguita da una fiaccolata fino a Porta Lombarda, dove la statua è stata consegnata ufficialmente alla diocesi di Urbino. Ed è tutto per il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona serata.